Siamo tanti, eh? Siamo proprio tanti, tanti, tanti. Tanti, insomma, per essere sera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, questa sera vi faccio vedere un'altra cosa che potrebbe interessarvi, ma semplicemente come cosa per cambiare. Antonino mi ha posto una domanda. Antonino, mi hai posto una domanda? Sì, allora la domanda era se Tejas e Viria hanno delle similitudini, visto che comunque hanno lo stesso elemento fuoco, lo stesso triangolo. Allora, la domanda è posta ovviamente, chi non ne sa niente, ci arriviamo piano piano, sono e non sono la stessa cosa. Quando noi andiamo a parlare di elementi che in India si chiamano avyakta, vid vuol dire vedere, a è privativo, cioè invisibili, e ognuno ci mette il contenuto che vuole, cioè scordiamoci che esista una verità. Esistono interpretazioni di un'intercettazione che noi andiamo a fare e che questa è sempre relativa alle cose che noi andiamo facendo. Infatti, quello che io volevo proporvi è una volta vedere la triade Ojas, Tejas e Prana, dove qui c'è un errore, vedo, su questo, e un'altra dove c'è Shukra, e un'altra dove c'è invece Ojas, Virya e Prana, perché sono due triadi che vengono prese, che si studiano in Ayurveda, e una nell'Ayurveda si dovrebbe studiare, una nello yoga. Quindi nell'Ayurveda, se c'è il termine Shukra, dovrei mettere Virya, e quando invece metto Tejas dovrei mettere Retas, quindi sono delle cose diverse. Magari Andrea avrà capito, perché è uno studioso di queste cose. Cioè, io ho scritto, io delle cose le ho scritte e non sempre le avevo capite, come adesso l'ho capito un po' di più, quindi ho detto anche una marea di cavolate. Per cui queste cose che ci hanno degli anni, adesso le modulerei in maniera diversa. Tra l'altro è anche interessante questa cosa, perché mi costringe a capire delle cose che altrimenti non avrei capito. Poi non so se le capisco, spero che capisca. Cerchiamo un po' di vedere che cosa sono, e dove adesso parlo un po' di questa triade più l'altro elemento, e poi, Antonino, ti prego di ricordarmi più avanti di spiegare la differenza, anche se la differenza sarà più eclatante quando vedremo la prossima triade. Ok. Ok, e chiudete tutti i microfoni, vi prego. Adesso li andrò a togliere io. Quindi. No, non è questo, questo sarebbe, boh, questo devo trovare i partecipanti, è un'altra cosa, perché adesso mi sto perdendo, ecco, ok, continua, benissimo, sono qui, ritroviamo sempre la chat, che vi prego di non fare, ma tanto è una battaglia che ho perduto, senza nemmeno eleganza. Allora, rincomincio da capo. Buonasera a tutti. Questo di cui parliamo questa sera sono degli elementi che hanno a che fare con il prana. Prana più o meno lo conoscete tutti come nome. È una cosa di cui si parla spesso nei libri, è sempre
definita energia, io ricordo a tutti un termine mio, ma io ho trovato solo due persone che non ne hanno parlato come energia. Uno è stato un matto integralista che era René Guénon, e più o meno autorevole, ma insomma. E un altro invece, Padre Larra, un gesuita che si riferiva in un libro, ma gli ha dedicato una paginetta scarsa, che era un gesuita esperto di medicina cinese, dove in questo libro diceva, se la prendeva con quelli che svilivano il termine Qi, che è uguale a prana, dicendo che era energia. Poi ho trovato un altro libro della UTET, quindi stiamo parlando di una casa editrice molto seria, diceva Padre Larra non ha capito proprio niente, è proprio energia fisica. Perché è difficile capire il prana? Allora, tutti quelli che parlano di energia, a mio avviso, di prana non ne capiscono nulla, né conoscono nemmeno la nostra tradizione medievale, che distingue tra mondo ponderale e mondo imponderale. Mondo ponderale, definizione medievale, tempi di Dante, è sottoponibile a numero, peso e misura, ovvero ci sono o ci saranno, o è possibile che ci siano, macchine per misurarlo. Mondo imponderale vuol dire che sono quelle cose dove non potranno mai esistere macchine per misurarle. Ok? Facciamo un esempio. Prendete una persona e dite: è bella? Come lo misurate? Per uno è bello, per uno è brutto, non è misurabile. Esistono proprio in natura delle cose non misurabili. Questo, d'altra parte, è un'altra cosa che rende difficile certi tipi, la critica d'arte di qualunque tipo, la psicologia, in cui lo psichiatra ce l'ha con la psicologia, la psicanalisi, perché non è ripetibile, l'omeopatia non è ripetibile, non è misurabile. E tutto ciò che non è misurabile, per coloro che sanno solo misurare, ovviamente lo vogliono scartare, perché non è scientifico. E infatti non è scientifico. D'altra parte, la Divina Commedia non è misurabile. Ammesso che sia il top, perché non so se lo sapete, il top della Divina Commedia è venuto nell'Ottocento, perché fino allora il poeta non era Dante, ma era Petrarca. Petrarca è quello che ha fatto la poesia moderna, ma anche quella è una cosa che pochi sanno. Però non è misurabile. Puoi contare se sono endecasillabi o meno. Poi lo sapete che un endecasillabo non è fatto da 11 sillabe? Lo sapevate o no? Ma è dalla metrica che No. tu lo pronunci 11 volte, ma a volte c'è un bisillabo che fai. Cioè, se voi andate a contare un endecasillabo, non è di 11 sillabe, è una metrica che proviene dal latino, ma non è misurabile. Capite che voglio dire? Ci stanno tutta una serie di cose tra misurabile e non misurabile, e chiaramente coloro che percepiscono la realtà solo in quanto misurabile cercano di dire che le cose che hanno fatto gli antichi fossero misurabili. Ora, tanto per darvi un'idea, quando io e Francesca stavamo agli inizi della nostra esperienza riguardo alla medicina cinese, andammo a trovare il professor Vincenzo Calò, che era un professore, uno dei grossi, eccetera, che sosteneva che i punti di agopuntura erano stati trovati casualmente dalle frecce conficcate nelle persone che le facevano guarire. Perché Vincenzo Calò, per quanto era bravo, non riuscì a concepire altro che il corpo fisico. Dopodiché, conoscendo il Qigong, ho imparato a sentire, a far sentire agli altri che i punti di agopuntura, il prana si percepisce con le mani, vedi il corso che faccio di pranoterapia. E chiaramente devono essere punti energetici, quindi c'è tutto anche lì tutta una diatriba.
E su questo i maestri taoisti insultano gli agopuntori perché cercano di misurare anche con apparecchietti cercapunti ciò che non è misurabile. Quindi non è energia. Ok? Ma ci sono molte persone, chi si sta avvicinando, che non riesce a concepire una cosa che non sia fatta sotto forma materiale. Ok? Il prana, per sua natura, non è fatto sotto forma materiale. E si sta parlando quindi di alcune cose che sono molto, molto azzardate da definire. Io un po' l'ho capito interagendo, cioè quando ho strutturato e sto perfezionando le mie cose di pranoterapia, di yoga della potenza, lì sono andato in contatto con certe cose che ho visto che funzionano. Funzionano, ma anche nello yoga da soli, che è più difficile della pranoterapia, perché abbiamo avuto, io i nomi non mi ricordo, abbiate pazienza, una nostra allieva che è venuta a fare yoga della potenza e è sempre stata allergica alle rose. E tanto bene l'avevo fatto sulla rosa. Ha rischiato perché lei era allergica al profumo delle rose. Dopo quella seduta non è più stata allergica al profumo delle rose. E ovviamente quello che abbiamo fatto non ha senso da un punto di vista fisico e fisiologico. Quindi noi andiamo a parlare del prana. Che cosa vuol dire prana? Che voi trovate scritto e declinato in tutti i modi possibili. Lessico ordinario, quindi nel traduttore ufficiale Lemony Williams, vita, alternativa psiche. Psiche è sinonimo di vita, non so se lo sapete in greco. Psiche, animos, pneuma sono dei sinonimi. Voi lo sapete, prima non lo sapevate. Anche perché ormai ci siamo distaccati da certe cose, no? Noi siamo entrati nel mondo materiale che anticamente non era conosciuto. Lo sciamano, quando sciamani cinese hanno trovato degli aghi in osso del 9000 a.C., quindi che hanno 11.000 anni, quando infilava il laghetto in una parte del corpo, faceva quello che fanno in senso opposto, non a San Domingo, come si chiama, a Haiti, quando fanno le macumbe e sul pupazzo infilano un ago per ammazzare delle persone, cioè la persona che prende il pupazzo, che da noi si chiama magia nera, fattura, eccetera, eccetera, va a cercare di uccidere, spingere fuori uno spirito vitale presente in noi, perché in questa concezione arcaica, che peraltro appartiene storicamente al buddismo, si chiama Skanda, noi siamo non un'entità, ma il nostro corpo è pieno di un gruppo di entità diverse, che si chiamano spiriti vitali. Per uccidere scaccio gli spiriti vitali buoni, viceversa gli sciamani per guarire scacciavano gli spiriti vitali cattivi, alcuni facendo dei rituali, altri come in Cina infilando degli spilloni. Quindi il fatto che l'agopuntura in Cina è stata fatta a scopo terapeutica, altrove è stata fatta a scopo di assassinio, ma il principio dello spillone nel pupazzo. Ok, o l'ago nella persona sono principi che hanno lo stesso fondamento. E lì non era, vi lo ricordo, come uno pensa nell'agopuntura, infila un ago, infatti il maestro taoista non infila l'ago, tiene l'ago con la mano. C'ha un ago d'oro e un ago d'argento, ce n'ha due soli. E attraverso l'ago tocca quello spirito. L'oro sarebbe dalla potenza yang, celeste, mentale, psicologica, quello d'argento, quella yin, quella corporea, fisiologica, terrestre. Quindi quando parliamo del prana, comunque parliamo di quella cosa stranissima che non è definibile e che è la psiche. Ovviamente se voi parlate di psiche,
a un neurologo, a uno psichiatra, dubita un po', ma anche a Bottaccioli, che è un ottimo personaggio che io amo molto, che scrive quel bellissimo trattato di psico-neuro-endocrino-immunologia, e non so se è stato il primo, comunque è una persona autorevole su quello. Lui la psicologia non ci crede, crede tutto a meccanismi che vengano dal cervello. Non puoi discutere di certe cose con chi non ci crede e con chi non ci vuole credere, perché c'è proprio un rifiuto. Io quando sono andato a fare il corso di yoga a Ca' Foscari, l'organizzatore credeva che queste cose fossero solo utopiche, cioè da bravo antropologo materialista, perché l'antropologia nasce come visione di sinistra, che non esistesse alcun principio immateriale che fosse l'anima. E dato che io, per esempio, con il prana riesco a spostare un corpo, a far cadere una persona, si è rifiutato di sottoporsi al test, perché non poteva mettere in discussione una cosa che non fosse a priori non materiale. Quando voi leggete energia, non è fatto da questi professori bravi che potrebbero loro farlo perché stanno all'interno di un sistema rigido da cui non vogliono uscire, ma sono fatte spesso da persone ignoranti che non conoscono il significato moderno di energia. Pensano che sia qualcosa di opposto alla materia. E molti di voi ancora considerano energia una cosa che si mette in relazione con la materia. Invece, energia è la materia e il prana è quello che va al di là della materia. Ok? Cioè, il concetto di materia, ve lo ricordo, è seicentesco, settecentesco. Einstein proprio lo prova che il concetto di materia è erroneo, dobbiamo usare il concetto di energia. E quando vi fanno anche tutta la fisica quantistica, è sempre relativa alla materia. Si è sempre cercato di trovare una spiegazione materiale di altri fenomeni. E sicuramente le spiegazioni scientifiche più moderne spiegano altri fenomeni che noi non riusciamo a renderci conto, e ne sono sicuro. Però il quid immateriale e quello che abbiamo fatto e che rifaremo domani a pranoterapia. Cioè abbiamo preso una persona che ha agito su un'altra persona a 400 km di distanza. Questa non c'è una spiegazione né quantistica né fisica, cioè stiamo lavorando su un campo diverso. Io non so se esiste lo spirito, se esiste l'animo, se esiste un'altra vita. Beati quelli che ci credono, ma chi ci crede non lo sa lo stesso quanto me. Però so fare certe cose che non hanno spiegazioni fisiche. E sul prana, che è una cosa che mi intrigò quasi 50 anni fa, ci ho sempre posto il naso. E tra l'altro poi Françoise è la stessa cosa, lei il primo corso che l'ha fatto sul pranayama, quindi siamo due, ci siamo ritrovati che sul prana ci hanno sempre cercato di trovare e fare qualcosa. Prana è un termine generico che si può attribuire sia alla forza vitale, che è un termine che anche lì non significa niente, che all'anima, che è un altro termine che non significa niente. Ciò che anima rende vivente un corpo, che alla mente. Che è tutte le funzioni fisiologiche, quindi vuol dire tantissime cose diverse. E prana è un termine generico, come a livello fisico energia. Ok? Voi adesso state parlando con un meccanismo che usa un tipo di energia alla trasmissione dei dati, avete la luce, che è un altro tipo di energia, che è elettromagnetica, sentite il suono, che è un'altra forma diversa di energia elettromagnetica. Gli apparecchi usano energia elettrica, la luce è un'energia elettrica che si muove e produce calore e quindi fa un'altra cosa, forna a microonde è un'altra forma di energia, quindi
Anche qui energia è un termine che non è uno, ci sono mille modi diversi di quel qualcosa che viene raggruppato sotto un termine energia. Così sotto il termine prana vengono raggruppati centinaia di cose diverse, io ne conosco un centinaio di differenze e qui ne andiamo a esaminare tre, che fanno parte di una triade che servono a spiegare determinate caratteristiche. In questo caso queste caratteristiche sono delle caratteristiche psicologiche. Ok? Quindi se noi andiamo a guardare certi aspetti della psiche, noi possiamo definire, cioè l'hanno definito gli indiani, tre forme di comportamento della psiche. Chi fa yoga, per esempio, studia il pranayama, ma non sa che è, perché molto, molto spesso, ma anche in tanti testi autorevoli indiani, pranayama vuol dire respiro. Prana in India può essere tradotto come vita, prana che usiamo noi, ma anche come respiro. È ambivalente, per esempio il famoso Patanjali non ha il concetto di prana che vi sto facendo, ma è il concetto di prana che hanno nel Monte Athos e nella filokalia russa, tecniche di respiro. Quindi chi per esempio legge Patanjali e fa yoga non ne capisce niente di questo perché Patanjali proprio definisce il prana a livello materiale. Per chi di voi conosce lo yoga, c'è un termine, pratyahara, che indica il confine tra il mondo materiale e il mondo imponderale. Pratyahara vuol dire che mi alimento ahara, pratyak, al rovescio, non all'esterno ma dall'interno. Pratyak vuol dire che mi rivolgo e guardo dentro di me. E Patanjali mette il prana all'esterno di questo, quindi lo va a definire, secondo questo significato dei due possibili, come il respiro. Serve a ritmarti e a tranquillizzarti. Quindi in questo termine patangeliano prana è che non è nostro, che non è mio, energia, perché il respiro entra nella fase energetica e è il comburente del carburante dato dall'alimento che noi mangiamo e genera quindi energia, è corretto. Ok? Allora, da un punto di vista che noi stiamo parlando invece di quell'aspetto che è non materiale e che è affine alla psicologia, ovvero allo studio dell'anima, che è un qualcosa che così ci differenzia un po' dal significato della psicologia, che adesso è ulteriormente cambiato rispetto a Freud, ma insomma si occupa solo di turbative dell'anima. Noi andiamo a vedere che possiamo avere tre aspetti di questo: le pulsioni, le passioni e l'intelligenza emotiva. Ok? Quindi noi abbiamo a livello vitale tre cose. Ok? Le pulsioni. Jacopo, quanti anni hai? Ecco, 21. quindi le pulsioni che gli provengono a livello fisico dagli ormoni, penso che siano tante. Ok? Il giusto. Sono tante, giusto per l'età, insomma. Ovviamente, arrivando a una certa età, tipo la mia, le pulsioni tendono a scemare. Che vuoi farci? Cioè, la pulsione che vuol dire? Non vuol dire di piacere la sorcia al maschile. Le pulsioni vogliono dire l'irresistibile compulsione che viene dal corpo, ok, di dover scaricare una tensione che è dentro in qualche modo.
Le pulsioni corporali, la fame nera, ma anche quella grigia e violetta. Qualcuno di voi ce l'ha, che non è il gusto del mangiare, capito? La fame, la sete, il sonno. Quelle sono pulsioni che vengono. E queste pulsioni, che cosa comportano tutte queste pulsioni? Innanzitutto comportano di renderci come gli animali, sottoposti a pulsioni, noi ragioniamo poco. Nicola, sei solo? Sono solo, sono solo. E ogni tanto a Nicola gli chiedo, ma come hai fatto? Le pulsioni, che ce devi fare? Allora, la pulsione, avrete capito che si riferisce a mangiare, no? Che quando hai tanta fame mangi cibi di qualunque tipo senza accorgerti se sono buoni o cattivi. Le pulsioni, quando è una pulsione, riesci a gestirti, ma ti fai male, perché la pulsione ti prende il sopravvento su di te. E la pulsione veramente soverchia ogni stima di noi stessi rispetto alla capacità di autocontrollo, è l'opposto dell'autocontrollo. Tant'è che le pulsioni, quando nell'adolescenza, ti fanno fare di tutto. Tra l'altro, i greci, ma anche gli indiani, quando facevano la guerra, i cinesi, chi mettevano a fare la guerra, ma anche i militari. I giovani. Voi prendete un ISIS, uno dell'ISIS, gli promettono il paradiso, per carità, ma chi è che va a farsi saltare in aria? L'ottuagenario, che invece rimane abbarbicato alla vita, o quello che ce n'ha tutta una davanti? A volte anche i minorenni usano. Questa si chiama risposta indiretta o a cavolo. No, volevo dire che usano giovani, volevo appunto, dire questo. Appunto, lo so che volevi dire quello, io ci stavo giocando con te. Perché, ma non sarebbe più logico che per andare in paradiso ci andasse uno vecchio? Sì. Perché non lo fa uno vecchio? Perché lo fa uno giovane? Perché quello vecchio è guidato dalle pulsioni. Perché c'ha le pulsioni? Una pulsione irrefrenabile che non riesci, sessuale. Cioè, compi quello che fa l'attentato, un atto orgasmico. Quando invecchi e queste pulsioni sono basse, ragioni e dici, vabbè, ma ci mando un altro. Fateci caso, la saggezza non è determinata dall'esperienza, ma dall'abbassamento del profilo pulsionale che abbiamo dentro di noi. Che è una cosa che ti consola, perché invecchiando diventi molto più saggio. In realtà se ne va via una componente fondamentale, quella che ti fa fare le pazzie, che è la pulsione. Nessuno a una certa età farebbe delle cose che ha fatto in gioventù. Per esperienza? No, perché riesce a ragionare meglio non essendo più vittima delle pulsioni. Vi è chiaro questo o no? Sì. Ok? Sì. E questo qui, chiaramente, l'invecchiamento è una perdita di queste pulsioni. Qui si dice una perdita di ojas. Qui c'è un bel testo dello yoga, vilipeso e frainteso, che si chiama Hatha Yoga Pratipika, la lucerna dell'Hatha Yoga. E l'esempio della lucerna
e l'olio, che è l'emblema, dicono di Vrana, in realtà è proprio di Ojas, quindi della forza, della potenza vitale, che andando avanti negli anni si consuma progressivamente. E la vita ben condotta dovrebbe finire quando la forza vitale si è esaurita, cioè l'olio si è consumato tutto e ci si dovrebbe spegnere in perfetta salute, non di malattia. Per esaurimento della forza vitale, ma che in questo caso sono le pulsioni, quando non ti tira più niente, perché stiamo parlando a livello psicologico, che ti rimane della vita? Giovanna, tu sei innamorata? Guarda come sorride. Ti piace essere innamorata, ci soffri perché sei innamorata. Però quando sei innamorata sono fuochi d'artificio che magari ti scoppiano sotto il sedere, però sono fuochi d'artificio. E sono belli quando scoppiati da sotto al sedere escono dalle orecchie, giusto? No, dalle orecchie perché sono entrati. Ma è bello o no essere innamorati? Allora, Giulietta Masina si ritrova senza chi? Non lo Federico so. Fellini. Eh? Fellini. E che gli succede? Muore dopo poco, cosa succede a volte ai vecchietti, perché perdono ogni interesse. Cioè la morte determinata da mancanza di stimolazioni, di pulsioni. In questo caso anche pesanti, perché Fellini non era fedele, come si dice, ma facendo counseling poi scoprirete che è molto eccitante vivere in questa situazione finché riesce a gestirlo entro un certo ordine di grandezza. Insomma, sta di fatto che Giulietta Masina sopravvive 6 mesi alla morte di Fellini, poi perse interesse per la vita. Prende Nicola, gli si fa uno scherzo, gli amici lo castrano, perde interesse, che altro motivo c'ha di vivere? Prende il pisello, lo fa imbalsamare, lo mette come contro il malocchio appeso allo specchietto dell'automobile, ma non è più la stessa cosa. No. O lo porta appeso con un cornetto. Bello impagliato, no? Rubicondo però. Ovviamente ci sono persone che hanno anche altri interessi. Io mi rivolgo a Nicola che è monomaniaco, no? È un ficofilo Nicola, giusto? Ma adesso è fidanzato, è serio? No, 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 adesso è fidanzato. Tu aggiungi male e serio, perché tu ci vorresti provare e allora metti una scusa, perché a te Nicola ti piace e finisce nel non rispondere che lo sanno tutti. Ok? Allora, comunque capite, normalmente l'invecchiamento ti fa perdere un po' di tutto. Questa forza, Ojas, è quell'elemento che è chiamato l'elisir di gioventù. Praticamente acquisire Ojas sarebbe ritornare giovani, come sta in tutte le favole, come ti promette l'alchimia, l'elisir di immortalità, prendi una cosa e torni indietro. Ora la medicina cinese ti dice che questa si chiama Jing. In cinese, Jing è scritto, ma si pronuncia Jin, come in arabo si pronuncia il genio della lampada. Questo
questa forza vitale, dice proprio la medicina cinese, che ti viene consegnata un tot, come se fosse un tesoretto al momento della nascita, e tu la spendi per ogni azione che fai, per ogni azione vitale che fai, cioè il fatto che tu mangi, spendi un po' di ojas, se tu mangi correttamente ne spendi poco, se tu mangi male ne spendi tanto, se tu dormi giusto ne spendi poco, se dormi poco, se fai gli strevizi ne spendi tanto, se ti droghi, se fai tardi. Quando dice andiamo a vivere, che vorrebbe dire andiamo a spendere la vita, questa è vita, e lo spendi di più. E i 120 anni prescritti dalla Ayurveda, 150 dai cinesi, non ci arrivi. Perché il tesoretto te lo sei sciupato al casinò, senza l'accento. Ma questo si spende quindi con una cattiva condotta di vita, quindi io non faccio il dinacharya, la corretta condotta di vita, ma ne faccio una cattiva. Ma questo si spende, e questo ve lo dicono tutti gli orientali, facendo sesso. Io mi ricordo, io e Francesca andammo a trovare, a comprare dei prodotti da un importatore cinese, c'era una bella cinesina di 28 anni. E non so come entrammo a parlare e questa mi disse, perché voi occidentali siete maniaci, volete fare sesso più di una volta al mese. Avete capito che dà? Che tipo di cultura, come ce l'hanno imbrigata dentro? Eh sì, diceva proprio così, era... Ci guardammo io e Francesca. Ed era normale, insomma. Sì, eravamo maniaci perché volevamo farlo più di una volta al mese. Ok? Nicola, che si è eccitato, è andato, ha fatto un'operazione manuale e è tornato. Ogni mezz'ora, perché sennò dopo si agita, visto che si rilassa. Questo si spende, quindi a livello consumo organico, ma si spende a livello di quello che i cinesi chiamano le sette passioni, cioè si spende ogni volta che noi abbiamo qualche emozione positiva o negativa, pure quelle positive. Infatti quello che viene prescritto e trovate in tutti i testi della longevità è l'atarassia, cioè essere con godersi la vita quanto un sedano, con quello stato di eccitazione che potrebbe avere una zucchina o un zucchino, non so voi come lo definite. Cioè, tanto più noi siamo vicini alla vita vegetativa, tanto più ci troviamo in una omeostasi, anche dal punto di vista mentale, che omeostasi dal punto di vista mentale si chiama fase teta, fase alfa, fase delta, che tradotto nei termini che direbbe Jacopo, noia, e in certi casi noia mortale, che sarebbe la traduzione corretta di meditazione per la maggior parte delle persone, noia mortale. Ok? È vero, eh? È vero, però questo stato qui non ti fa consumare ojas. Allora uno dice, ma che campo fa? Quando io ho fatto i corsi di Tantra, ho spiegato che il Tantra prevedeva questo, uno dice no, allora il Tantra non mi interessa più. A me mi piaceva il Tantra perché t'entra, ma se t'entra e poi non te la devi godere, che t'entra fa?
Chiaro? Perché il meccanismo di Ojas è la vitalità, la giovinezza me la perdo facendo i bagordi. La vita me la godo facendo i bagordi. Attenzione. Che diceva Epicuro. Non sapete che diceva Epicuro, manco sapete chi era Epicuro. Era il cane di Nicola, no? Si chiamava Epicuro. Chi era Epicuro? Eh? Che diceva Epicuro? Miau? Che diceva? Epicuro diceva che bisogna godersi la vita praticando la moderazione. Perché quando ti sei scrofonato un pasto che non riesci a digerire, sei stato bene per la durata del pasto che può durare un'ora e starei male per 16 ore o per 3 giorni. Quindi non te la godi. Il piacere era dato dalla moderazione. Ricorda Nicola, quando tu vai da una donna per un congresso carnale, così il termine la prendo dal Kama Sutra, tu non devi buttarti lì infogliato senza pace, se tu devi andare vicino e da persona raffinatissima devi dire prendo un pelo tanto per gradire. E allora puoi praticare la moderazione, ed è un'annusatina e ti sei goduto quel momento, diminuendo la perdita di ojas o di gin, detto in cinese. Ok? E ojas quindi è questa qualcosa che quando tu sei pieno di vitalità, così viene detto, ha sede nel cuore e nella testa e porta la persona a quello che viene chiamato Brihadaka Pitta, che è un'altra forma di prana, riferita ad altre cose, cioè la persona brilla e si vede, dice quanto sei luminoso oggi, che pelle luminose che hai, che occhi luminosi che hai, che hai fatto? Ho preso solo un pelo. Che poi si chiama il sex appeal, no? Un pelo alla volta. È chiaro? Quando viceversa, ojas si disperde nella voluttà, nel desiderio, nella concupiscenza, nelle brame, uso tutti i termini questi, in questo caso buddisti, degenera in retas. Cioè l'irresistibile voglia di mettere shukra, che noi diciamo di venirsene, ovvero, detto sempre in indiano, di effettuare skanda, schizzo di sperma vuol dire, ci hanno fatto un dio. In India esiste anche il dio dello schizzo di sperma, perché Shiva in una delle sue manifestazioni ha uno schizzo ininterrotto dall'inizio dei tempi. Altro che il piccolo diavolo quando faceva pipì, Shiva c'ha questo schizzo ininterrotto. E l'altro giorno vi ho spiegato che la Via Lattea, indovinate che cos'è? Lo Sperma. schizzo di Shiva dentro l'utero di Shakti, ininterrotto. Guarda Nicola come invidioso. Lui più di mezzo litro non riesce. Ha provato anche con la mungitrice del contadino vicino, ma non ce la fa. E quindi, infatti, il termine che andrebbe lì ci sarebbe da mettere retas, questa cosa che sta sotto. Ok? Quindi questa cosa che non viene, dove c'è l'irrefrenabile voglia di
che cosa c'è attraverso un orgasmo di perdere questa potenza, che genera un processo di invecchiamento. Perché capite che è una cosa diversa l'eccitazione dall'orgasmo che è la fine dell'eccitazione. L'eccitazione diventa massima, questo si studia nel tantra, in prossimità dell'orgasmo. Si chiama la via del filo del rasoio, quella più difficile che si fa nel tantra. Arrivare in prossimità senza mai oltrepassare la vetta. Nicola, se diventa matti, condivido. Poi si può fare altro. Il concetto però è diverso, cioè non bisogna cedere la brama e concupiscenza, che in alcuni di voi quotidianamente può arrivare con il cibo. Cioè l'appetito, il gusto del cibo, l'abbuffarsi, andare oltre. Ve l'ho già spiegato altre volte, noi mangiamo una volta per noi e 4 volte per il nostro medico, come dicevano. Piacezzi. Bravo. Perché il gusto è all'inizio, gustandolo, invece noi se ci abbuffiamo facciamo una cosa diversa. Quindi oggi se l'avete capito un po' che cos'è, no? E questa vitalità, questa capacità di rimanere eccitati, quando tu hai mangiato o quando tu hai compiuto un atto carnale, non sei più eccitato. Stai sedato da una parte, contento, per carità, contentissimo. Però sei invecchiato. Quando sei sedato non hai più tutta quella potenza che c'ha un bambino che schizza a tutta velocità dappertutto e non riesce a frenarlo con niente. È chiaro? Una volta in America hanno preso un campione di basket, uno dei più importanti, più in forma, e l'hanno messo a fare gli stessi movimenti accettato durante la giornata che faceva un bambino. Alle 4 di pomeriggio è crollato, malgrado tutti gli allenamenti. Non ce l'ha fatta a reggere il ritmo di un bambino. Il quale, quando ha quell'età, mangia finché ha fame, non un grammo di più. Dopo viene con le merendine o altre cose, quando è piccolo, mangia solo il necessario, ma esprime un potenziale totale. Se lo portate al mare diventa blu e non sente freddo, sta sotto al sole bollente e non sente caldo. È sempre attivissimo a qualunque ora del giorno e della notte, lo sanno i genitori. E questo è perché è pieno di forza vitale. E perché istintivamente non esagera, perché non c'è quelle altre cose che nascono da altri fattori. Questo si perde, salvo con questi tentativi che si chiamano alchimia, in termini indiano, Rasayana, la scienza dei succhi, e a livello sessuale i succhi avrete capito quali sono, e che alcuni di voi lo conoscono perché il termine Hatha Yoga era sostituito anche dal termine alchimia interna, cioè lo Hatha Yoga nasce in vista anche di ritrovare questo ojas che altrimenti non sarebbe disponibile per noi. La stessa pratica in cinese si chiama Nei Dan, che vuol dire alchimia interna, ma dove Dan vuol dire esattamente Elisir di lunga vita, pietra filosofale. Dan, elemento di ringiovanimento. Ben spiegato lì.
È chiaro Ojas o no? Domande su questo? Io ho una domanda, con la pranoterapia puoi andare a reintegrare dell'OJAS? No, quello lo puoi fare solo se ti metti gli alluci nel sedere mentre ti fai la prana. Oggi Basta, li ho già no, 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 ma massaggiati, eh. stop. No. E questo sarebbe quando farete naturopatia l'anno prossimo, vi spiego, vedete, il cielo anteriore, il cielo posteriore, come viene messa tutta la storia. Lì i cinesi su quelli si sono addentrati in tante spiegazioni anche cosmiche complesse. Non si reintegra, salvo queste tecniche che sono l'Hatha Yoga e il Neidan, che adesso si chiama Qigong cinese. E in Occidente quello che si chiama l'ermetismo e l'alchimia hanno sempre cercato di riprenderlo. Fate attenzione, tutti gli imperatori dal secondo secolo, primo, secondo secolo, primo, perché poi l'imperatore Qin, quello che hanno ritrovato i guerrieri, in poi la maggior parte sono morti perché c'erano gli alchimisti che gli davano l'elisir di immortalità fatte a base di mercurio non tossico, che era tossico e ammazzava prima. Quindi questi per campare di più campavano di meno. In più trombavano come ricci. Sì, perché c'era tutto il mito che il famosissimo Re Wen salì al cielo. Re Wen sarebbe il tipo che iniziò Li Qing all'inizio quando erano più piccoli, cioè a creare quel sistema di 64 esagrammi quando ancora erano 8 trigrammi. Re Wen salì in cielo in pieno giorno, cioè fu assunto in cielo con tutto il corpo, in pieno giorno vuol dire con tutto il corpo come una Madonna. Perché si era trombate 20.000 vergini senza raggiungere l'orgasmo. Sti cinesi ci provavano a trombare, ma raggiungevano l'orgasmo e facevano la fine del gallo. Quando i galli erano allevati in casa, le galline campavano 50-60 anni, i galli 12. Quando adesso sono fatte dall'incubatrice, le galline arrivano a campare 12 anni se non ammazzano prima, il gallo 3. Perché il gallo campa di meno, perché ogni mattina si tromba ogni gallina, ovviamente, e l'imperatore faceva quella fine. E in quel periodo, quindi parlo dei primi secoli avanti Cristo, importavano degli indiani che gli spiegassero le tecniche sessuali per non raggiungere l'orgasmo. Ma dato che il Redas si trasforma anche senza eiaculazione, questi venivano fregati lo stesso. Nell'anno 1000-1002 furono i cinesi a essere importati in India e infatti il Tantra in quel periodo si chiama Shinashara, la regola cinese. Gli avevano prima importati loro 1400 anni prima e poi se lo riprendono dalla Cina che erano andate avanti perché l'imperatore non faceva altro. Ma anche i Rajan indiani, ma l'imperatore era proprio strutturato per fare solo sesso. Comunque, fatto sta insomma che tutta questa storia dell'Ojas, che dato che voi non siete imperatori, quindi non avete uno stuolo di maschio o di femmina, non avete l'harem, quindi non avete tutte queste perdita sessuale, voi l'avete per disgrazie, per stati di stress, per tutta un'altra storia, quindi non per urgenze pulsionali, io non sto parlando dell'emissione fisica, e soprattutto per il cibo, da una parte, per ingozzarsi, per scaricare le tensioni nervose e per tutte le nevrosi, nervosismo, le cose, che se lo mangiano. Cioè ogni volta che voi state male, fisiologicamente o fisicamente ve lo mangiate, ok? E quindi campate anni di meno. Domande? Volevo sapere qual è la differenza tra APAS e APAN. Allora, APA vuol dire acqua non materiale o APAS,
Apas sono due termini che indicano ac, acqua, app è la radice. L'acqua fisica si chiama gialla, quella che vi ho fatto vedere per pulirsi il naso. Quindi ti ho detto tra apas e apana. Apana è un aspetto del prana, che è ancora un altro, non trattiamo di quello. Quindi è quella forma di prana che come l'acqua scende in basso, perché è rappresentata dai fluidi che escono, in primis la pipì e le mestruazioni, però c'è anche la popò, la pepè e anche la generazione del feto. Dice tutta una forza, praticamente la forza vitale che noi diremmo del sistema, abbiamo studiato anche l'anno scorso. Escretore? Sì, catabolico, non escretore. Escretore tu pensi alla cacca, no? Il catabolita viene dalla pipì essenzialmente e dal sudore, cioè è il finale delle cellule, quello della cacca è transitorio prima che entri dentro, fa anche quello, ne fa parte, però no, è soprattutto, quindi il termine acqua è proprio perché l'urina è una delle cose che lo manda fuori di più. Ma non c'entra con questo. Qui quello che è apana, da altre parti si chiama retas, quello che trasforma l'eccitazione in voglia di perdere l'eccitazione attraverso una concretizzazione di un orgasmo. Va bene, chiaro o no? Chiarissimo. Addirittura questi stessi. Allora passiamo a Tejas. Tejas viene da Taijasa, Tejas proprio vuol dire fuoco. Tejas è il fuoco. Ok? Tejas è un tipo di fuoco che è diverso da un altro tipo di fuoco che conosciamo come Agni, si possono anche sovrapporre. Ignifugo, ignis, è latino, ag, che sembra si dicesse ignis, questo agni, tejas è questo aspetto che viene più dal latino simile all'indoeuropeo tepos, tepore, infatti abbiamo tapas, ardore. Tejas è il fuoco, possiamo dire, è il fuoco che viene quando sei eccitato. Quindi sei infiammato di una passione, che è diverso quando c'è un'infiammazione al sedere, no? Ma anche da un'altra parte, insomma, se ti brucia al sedere è diverso che se c'è una passione, sono due fuochi diversi. Se c'è un bruciore da una parte, è un tipo di fuoco che si chiama, in tutte le tradizioni, il fuoco che brucia. Tejas invece è quell'ardore che casomai ti consuma dentro e che ti porta ad eccitare e fare qualunque cosa che eccitano. Tejas quindi è questa, tutte le persone, per esempio io sono un segno di fuoco e tipicamente il segno di fuoco è Tejas, quando è sotto fuoco, Nicola lo stesso è un segno di fuoco, cioè la passionalità portata al massimo. I segni di fuoco sono quelli che l'esprimono in primo grado, mentre i segni d'acqua sono quelli che esprimono di più ojas. L'aria si avvicina al segno di fuoco e la terra al segno di acqua. Okay. E Tejas quindi è questo, è l'ardore. Io già l'altro giorno ho consigliato il libro Ardore di Calasso, che si dovrebbe tradurre come tapas, sono queste pratiche di ascesi, perché viene tradotto anche come ascesi, questo ardore mentale che è portato in questi casi verso l'ascesi, verso l'assoluto, ma Che Guevara è uno che era tutto pieno di Tejas, ok? E ci volete mettere altro dentro. Gandhi era pieno di Tejas, no? Dimmi.
essere anche la forza di gravità che ti porta verso il basso, la forza che ti porta verso il basso? No, quella è Tamas. Ah, ecco. Che viene da Thanatos greco, viene da Thanatos al contrario, insomma è un po' più arcaico il sanscrito, dall'indoeuropeo, che vuol dire morte, Thanatos è morte. Tapas, tepos, tepore, per noi è tepore, però per il latino era calore, i termini negli anni cambiano, quindi questo ardore, termine ardore è in India, per esempio, i praticanti di i tapasin, coloro che praticano il calore, che si eccitano, ci sono di vari tipi. I tantrici seguono uno degli aspetti di Shiva che si chiama Udvalinga e stanno per 3 anni di seguito a pisello dritto, facendo anche esercizi di sollevamento pesi, lo imbragano e riescono a tirar su 40 kg, Jacopo. Capito? Quello anche diventa una mazza da difesa. E lo allungano, deve essere di almeno 30 centimetri, che secondo me è una misura standard dell'essere umano, però lì sembra che forse ce l'hanno più piccoli come i cinesi di natura e se lo devono allungare e fanno sollevamento pesi. Allora in questo caso lo tengono sempre su dritto, che vi assicuro donne che non è così facile, lo so che come voi avete un maschio vicino lo trovate sempre così, ma in realtà non è così semplice mantenerlo per 3 anni di seguito giorno e notte senza avere quella malattia che si chiama priapismo. Ma i tapasin, che non sono tantrici, tra l'altro i tantrici sono bellissimi, sono proprio scultorei, i tapasin invece li trovate nell'Himalaya, che si mettono ignudi sopra la neve e fanno a gara, diventano sopra delle coperte bagnate, puoi immaginare a che temperatura, a quante ne asciugano. La stessa cosa lo fanno i maestri taoisti, perché un mio amico allievo andò lì, e lo racconto spesso, la mattina presto stava sul monte Kunlun, che si chiama Kunlun in Cina, che è Lhasa, dove sta Shiva con la sua Parvati, e la mattina prima dell'alba si era messo a meditare ignudo su una roccia, ci si mette pure lui, 24 anni, 23, giovani, faceva freddo, ha resistito fuori come il maestro, ma non era un tapasin, e gli si attaccarono i testicoli sulla pietra gelata. Perché se non c'è il tapas, se stai sulla pietra gelata, succedono delle cose che non vanno. Quindi voglio dire, ci stanno tanti che fanno questo ardore, perché quando hai l'ardore poi si trasforma anche in calore esterno. E ci stanno dei fenomeni che sono abbastanza singolari. Io mi ricordo un periodo che andavo da uno psicologo matto, che misero pure in carcere vari mesi, e il Messaggero gli dedicò tutti i giorni articoli per 3 mesi, il Paese Sera anzi, che comunque su certe cose era anche in gamba, un pazzo completo, c'ha più morti sulla coscienza che è morto. E mi ricordo che comunque facevamo delle cose strane, che un giorno stavamo vicino alla sede nostra, stiamo a dire l'idea, c'è Piazza Istria, dietro c'era una pizzeria, era luglio, e andiamo a mangiare fuori, era accettabile la temperatura, stavamo a un tavolo sopra quelle griglie che sotto c'hanno le cantine, a un certo punto ci mettiamo a protestare, ma ci ha messo il tavolo proprio sotto l'aria condizionata, perché veniva un getto d'aria calda, eravamo in 4 e protestammo col cameriere, perché non puoi mettere un tavolo sopra un posto dove scarica l'aria condizionata calda, no? Che dite? Ma non c'è l'aria condizionata, come no? Senta quanto è caldo, pure lui sentì caldo,
Insomma, alla fine si scoprì che erano le gambe mie che mandavano un getto d'aria bollente. Poi andammo tutti in gruppo di questa setta di matti nel Golfo di Taranto, come si chiama, a posto quello bello. Stavamo in una pineta, io stavo in un albergo, altri in campeggio. La sera ci vedevamo in questa pineta. Uno dei posti più famosi, come si chiama quello che sta lì nel Golfo di Taranto? Mi sfugge il nome come sempre, i nomi mi sfuggono. Punta Prosciutto. La zona, no, un'altra ancora più famosa, Punta Prosciutto, non è proprio famosissima. Quella più famosa, Gallipoli. E la sera le persone si mettevano intorno a me perché facevo da stufetta. Io non lo sapevo che era una tecnica di tapas, ne nemmeno sapevo perché mi veniva. Fatto sta che ero la stufetta di questo gruppo di una cinquantina di persone. Chi c'era più freddo si metteva intorno a me. Io mandavo calore. Ma non facevo yoga. Un calorifero umano. Sì. Delle volte mi succede ancora. Il problema che è interessante per me. Non questo quando accade, perché accade, di farlo accadere quando voglio io. Perché lì mi accaddero varie cose strane, ma non sapevo perché. Quindi io ho avuto questo esperimento che lo dedussi perché erano gli altri a dirmelo. Cioè ci trovavamo in queste situazioni in cui ero una vittima innocente di un calore che veniva fuori dal corpo mio. E Tejas è comunque questa capacità che abbiamo tutti di ardore e di eccitazione totale. Ovviamente Tejas, indovinate che si mangia? Brava, Bran. Ojas. è l'ojas, no? Quindi Tejas, se non è calibrato bene, si mangia l'ojas, perché prana è quello. Se tu lo trasformi da una parte, il calore consuma e si consuma all'ojas. Infatti tutte le passioni, le pulsioni, eccetera, sono tejas, che si mangiano l'ojas. L'ojas e viceversa sono le pulsioni. Voglia, fame, cibo, cioè le pulsioni prima. Non dormo a sufficienza, ok? Riposo tanto, sono come un vegetale. Quindi ho le funzioni del sistema vegetativo e basta, va bene. Ho tutte le pulsioni animalesche, sesso, droga e rock and roll, si mangiano l'ojas. Le passioni, grandi innamoramenti, ideali, eccetera, e tejas ti mangiano la forza vitale. E comunque è quella cosa che bisogna, per questo in certe cose vengono regolate se tu vuoi campare di più. E per questo Epicuro c'ha ragione, nella moderazione riesco a godermela meglio perché divento un esteta, mentre quello che arriva al limite non è un esteta, è uno che si sprega. Quello è Tejas. Ci sono domande su Tejas? Su Tejas se ne parla, su Ojas nessuno ne capisce niente. Ci sono un po' di domande su questo o no? Roberto, il tatto, me lo sono perso, è tra l'udito e la vista perché appartiene sia all'aria che al fuoco? Sono messe in ordine. No, no, il tatto appartiene all'aria. Tvach. Ok, Questo si studia in Ayurveda, nello yoga. Questi si chiamano organi, facoltà, anzi esattamente di conoscenza. Gyan Indriya, Indriya vuol dire facoltà, Gyana conoscenza, o Buddhi Indriya, Buddhi vuol dire conoscenza. Buddhi vuol dire, è più preciso, conoscenza istintiva, se precedente al ragionamento razionale. Lo so per via innata. Ma questa è un'altra cosa, se facciamo il Sankhya poi ve lo spiego. Roby, sono l'Elisa di Lucca. Sì. Una domanda su Tejas.
quando tu, ora non so però se vado fuori tema, E fa fuori tema, sì. Questo mica stiamo facendo una documentazione, questo serve a fare due chiacchiere. quando tu una volta yoga ci hai detto cercare di tirare fuori questa eccitazione anche nel fare quello che non vi piace, cioè non solo nell'eccitarvi a fare ciò che vi piace. In quel caso lì, allora non si consuma ojas o se ne consuma meno? Attenzione, noi moriamo di necessità perché la vita è fatta per morire. Ok? Se tu non c'hai tejas a sufficienza, muori. Quando io vi ho descritto Giulietta Masina, muore perché non c'ha più eccitazione emotiva. Quindi ricordiamoci che se tu non sei eccitato nel fare una cosa, quella cosa te ne consuma molto di più perché la fai controvoglia, cioè. Buddha diceva una cosa che vale la pena sottolineare e forse parlarne un pochetto di più. Fate che la vostra attività non degeneri mai il lavoro. Poi manco so se l'ha detto Buddha, se è una buddanata quello che mi hanno detto, però attribuiamola a Buddha. Tanto Buddha non si sa quello che ha detto, sono tutte geografie messe dopo. Perché fate sì che la vostra attività non degeneri mai il lavoro? Perché il lavoro che cosa fa? Ti toglie la vita. E sono dei momenti in cui tu non vivi, la tua vita viene schiavizzata da altri o da altre cose o da certi doveri. Sono i momenti in cui la vita, il tuo tempo è vagante, sì o no? Sì. Allora, se tu ti ecciti in quello che stai facendo, questo tempo è ben speso e vivi. È pienezza di vita, perché pienezza di vita consuma, ma assenza di vita è mortale. Il problema è che la pienezza di vita, se se ne passa, poi ti consuma troppo pure quella. Capite che voglio dire? Anche lì bisogna riuscire sempre a ritrovare Epicuro, il giusto mezzo, il minimo essenziale, il sommelier della vita. Dimmi, ho interrotto. Convenivo. Conveniamo, senza farci convenevoli però. Rob, scusami, sono Isabella. Ma il Tejas è paragonabile al Chi? Come l'Ojas al Jin? O no? La domanda è ben posta. No, non è paragonabile al C, secondo me, perché almeno a questo, forse è più paragonabile alla verità, che vedremo la prossima volta. Per quello che ne so io, anche lì nel C ci stanno tantissime categorie, ne conosco meno rispetto al Prana. Però non è paragonabile al C perché questa fa parte di ciò che ti eccita. Ora il C non è che ti eccita. C'è sicuramente una caratteristica di C che adesso non ce l'ho, anche perché insomma l'hanno studiato i cinesi quanto noi nelle tecniche sessuali che sono chiamate i misteri della camera gialla. Camera gialla vuol dire quella centrale dove si facevano le cose vastase, come direbbe Camilleri, avrebbe detto Camilleri. Non era rossa, vero? No, era gialla? Ah, Sì, gialla è quella che sta al centro. ok. E i cinesi non erano scemi, mettevano come centrale la camera da letto, ma non per dormire, per fare zoom zoom, come sostiene anche Nicola. No? Confermo, confermo. Allora. Però mi hai messo il dubbio, se mi viene in mente ti dico in cinese com'è, Grazie. perché poi tutte le tecniche dell'orbita microcosmica e del Neidan, quindi della pratica, devono muoversi attraverso l'eccitazione.
E che poi va a finire da quelle parti, insomma, considera che il punto di passaggio in cinese, Minmeng, la porta della vita, sta nei reni, e i reni sono la rappresentazione della sessualità. E però mi sfugge il nome e mi dà un attimo fastidio non riprendere in mano il termine cinese che forse da qualche parte ce l'ho, forse non ce l'ho. Tanto è come se non ce l'avessi, non lo ritrovo. Va bene, grazie. Perché le cose poi a una certa età te le perdi e non ce l'hai più. Allora, Rossella prima mi ha visto delle cose, perché questo è preso uno schema per spiegare tante cose, udito, tatto, eccetera, sono messi agli elementi che stanno descritti e che vanno a costituire quegli elementi, e dove, tanto per dargli una spiegazione, ci ho messo vicino anche per cercare di renderli più percepibili questi tre elementi, ojas, tejas e prana, messi vicino a acqua, fuoco e aria, okay? Che vanno a simboleggiare anche vata, pitta e kapha. Tejas è anche pitta, ojas è kapha e prana sarebbe vata, ma questa è un'altra cosa che casomai se ne parla un'altra volta. Sono altre differenze che possiamo vedere. Quando si passa a prana, in questo versetto, prana non è quel prana di cui si parla nello yoga. Prana di cui si parla nello yoga, nello yoga quale poi, perché ce ne stanno tante secondo le tecniche, è più simile a Tejas. Ok? Chi fa pranoterapia, per esempio, e sente calore tra le mani, è Tejas. Quindi quello che qui prende il nome di prana, che è uno dei prana che prende il nome di prana, non corrisponde a quello dello yoga. Se uno fa yoga e dice prana è quello, prende quest'altro terzetto e prana non è più quello, assume un altro valore, un altro significato. Prana in questo caso è l'attività vitale che ci porta a essere intelligenti, cioè quello che va a stimolare la nostra intelligenza, per esempio la curiosità, l'attenzione, tutte quelle caratteristiche che stanno a sostegno, quella forza vitale che sta a sostegno dell'intelligenza. Ok? E che si mescola con l'intelligenza. Se non c'è questo tipo di eccitazione, non c'è intelligenza. Ci sono delle persone, ne ho anche conosciute, che capiscono tutto, ma non hanno eccitazione e intelligenza, cioè sono, ti ripetono bene quello che hai detto, no? Per esempio Nicola si era preso una sbandata per un ovino che aveva una capacità razionale notevole, ma non c'era un briciolo di eccitazione in questa intelligenza. Non so se ti do un'idea a te e chi ha conosciuto l'ovino. Tu che Sì, dici? è vero. Dai una descrizione, così io faccio gli esempi per rendere più intelligibile, però non riesco a fare l'esempio a tutti. Era estremamente intelligente, però quella voglia, quell'incentivo, quel tejas mancava completamente No, nel caso. no, prana. Quell'eccitazione, Prana, sì, è anche. quell'eccitazione, perché un conto è essere intelligente, capisco tutto, però non vengo stimolato, cioè non c'è, perché c'è un'intelligenza che del ricercatore, di chi scopre, di chi stima. Vedete, io vado sempre a cercare un'altra cosa, quindi prana di questo tipo penso di avercelo. Poi non so se dico fregnacce. Però quello che si chiama la curiosità, per esempio, la voglia di trovare cose nuove, che è diverso dal capire. Anzi, io non capisco mai subito, ci metto tempo. Per
Però ho tanta curiosità. Quella ce n'ho tanta e ho questa stimolazione a conoscere sempre cose nuove e questa è un'intelligenza che è importante se vuoi trovare certe cose. E il fatto di sentire una cosa e invece andare a ricercare, rimescolarla ogni volta, ricomporla, rimontarla per vedere se funziona, vedere varianti. Questa è l'intelligenza che ti fa fare cose diverse, che ti fa inventare, che ti fa scoprire, che ti fa vedere. Io tutte le cose che vedo, anche quelle che ho detto io, le rismonto continuamente e vado a vedere se funzionano, se si possono fare altrimenti. Spesso voi tutti vi accontentate di cose dette, magari di cose che vi dico io, che per carità l'ho tirate fuori da migliaia di libri, però è sempre roba mia e se voi non andate a cercare, io sai quante stupidaggini dico e poi sono opinioni, no? Se non avete la curiosità di fare certi ragionamenti, di vedere, di smontare, di rendervi conto, rimanete comunque condizionati, cioè questo prana, questa intelligenza che vi fa ragionare sull'intelligenza, su quello che sapete, se manca siete passivi. Anche questo rende viva. Voi considerate la Levi Montalcini o la dottoressa Hack, una delle donne più belle che ci sia stata. Quanto erano prese da quello che facevano, no? Dalla curiosità, capite che voglio dire? Che non è il sapere. Voi immaginate, considerate i nostri baroni che stanno all'università pieni di retorica e di cose di altri rispetto al ricercatore che cerca sempre noi e non si accontenta. E dietro c'è prana, la voglia di scoprire. Adesso hanno trasmesso, visto per qualche attimo, poi mi ha stufato, Indiana Jones alla ricerca del tempo maledetto. Quella c'è una curiosità, no? Una particolare. È tutto finto, tutto creato, eccetera. Però voglio dire, questa voglia di cose nuove, di entrare dentro a quello che facciamo, di non accontentarmi di quello che so, di non accontentarmi di quello che mi dicono, andare a vedere, rivedere, ricostruire, rifare, farlo mio. Riesco a comunicarvelo? Che a volte è comodo, no? È così e lo prendo, il cervello lo metto da una parte, bene, dentro un barattolo con la formalina, così non si sciupa e non risente del coronavirus. E questa è prana, questa intelligenza che è viva. Che è ricercatrice, che non si accontenta. E un'ora e mezza e passa che stiamo parlando, vi è scappata, avete visto? Sì. Ma Roberto, ma prana viene alimentato quindi da Tejas, come Tejas da Ojas? È un trittico. Come diceva, come si chiama? Il fratello di Soralella, come si chiamava? L'attore famoso. Aldo Fabrizi, sì. Nel suo libro La pasta asciutta di poesie, tre grazie, tre sapori, tre delizie, crema di latte, burro e gorgonzola, tre grazie che unite in una sola te fanno un paradiso di delizie. Capito? È un trittico omogeneo messo insieme dove si è ben mescolato, come diceva Aldo Fabrizi, in questa sua vena poetica, funziona. Se uno prende il sopravvento sull'altro, può degenerare, se manca un componente, la pasta asciutta è sciapa. Come se fossero simbiosi. Laura, non è necessario parlare se uno non ha un pensiero.
volevo capire se interagivano tra di loro, questo volevo capire, ecco, se erano come un padre. Ma che ho appena detto, vecchio bufalo delle praterie, che ho appena detto, che sono, è un trittico della stessa cosa, che se manca un pezzo c'è qualcosa che non va. Cioè, questa è una componente essenziale di un modo di essere della psiche. Se tu non sei curioso e sei amorfo, fai parte di quelle persone che si muovono in maniera programmata, che hanno imparato a fare una cosa, fanno quella cosa e aspettano la morte. Capite che cosa voglio dire? Intanto occupano il tempo in attesa della morte. Se sei curioso, se ti ecciti, ti arriva lo stesso, però hai fatto qualche cosa nel frattempo. Allora, avete capito il senso? Perché se no vi state perdendo nei particolari. No, io faccio degli esempi che poi qualcuno sta dentro e riprende. Gli esempi sono metafore. Se io non faccio esempi e rimango astratto, faccio come fate voi, senza mettere un aspetto concreto. Ok? Qualunque esempio non è la verità, serve a darvi un'idea. Nel mio immaginario certe cose non le farei manco morto, e quindi le faccio dal mio punto di vista. Chiaro? È chiaro che chi fa altre cose vede la realtà da un altro punto di vista. Sto arrivando, sì, sta arrivando Macchioni. Ok, l'importante però è capire che cosa vuol dire metterci intelligenza nel lavoro che tu fai, nelle cose che tu fai, nella curiosità che tu fai. E secondo me quelle persone che partecipano a queste cose che noi facciamo ce l'hanno questa intelligenza emotiva, perché stanno tentando voi tutti di cambiare il modo di vivere, di fare altre cose, solo altre cose, anche altre cose. Quindi un interesse c'è, e se quello che fate vi piacesse non fareste questo, non avreste tempo. Oppure perché volete, siete talmente polietrici che volete espandere il campo di conoscenza. Chi sta qui normalmente l'intelligenza emotiva ce la dovrebbe avere, se no che ci sta a fare qui? Quando c'è l'Adurso disponibile spesso, o quell'altro, come si chiama, che è più simpatico, quello che è insieme a Laurenti. Bonolis. Se uno sta qui è perché c'è un interesse verso l'intelligenza emotiva. Ragazzi, domani si anticipa di un'ora, quindi direi che abbiamo fatto. Vi è piaciuta questa chiacchierata? Bellissima. Roberto, a proposito di curiosità, vabbè, forse si è fatto tardi, quando si parlava di Viria a posto di Tejas, oppure parliamo un'altra volta. Vabbè, finisci il discorso perché ti sei castrato a metà. No, in alcuni, quando abbiamo fatto la Ayurveda. Ma ne riparliamo un'altra volta. Allora, io quello che ho parlato oggi, ho parlato, ho parlato dal punto di vista psichico, quell'altro sarà dal punto di vista fisiologico. Ho capito. Ok? È chiaro che anche Tejas poi, vista la psicosomatica, interverrà a livello fisiologico, però dato che ci stanno due trittici, Ojas, Virya e Prana, Ojas, Tejas e Prana, e io l'ho sempre considerato alternativi, poi mi è venuto in mente, mentre lo stavo proponendo, che erano due cose diverse. Mi è venuto in mente ieri, oggi, domani, non mi ricordo quando è venuto in mente, e allora cercherò di farvi vedere in maniera diversa. Ovviamente quando voi prendete i libri non ci stanno queste distinzioni, sono io che con la mia intelligenza emotiva, curiosità o balordaggine
sto costantemente a ripensare le cose che conosco da anni e cerco di rivederle sempre diverse. Fatto così, capito? Di curiosità ce n'ho tante e di mettere in discussione le cose che conosco ce n'ho tante. Questo mi mette paura smettere di conoscere a me.